Pentecoste il sogno di Dio sull'umanità diventa realtà. 50 giorni dopo la Pasqua, popoli che parlano lingue diverse si incontrano, si capiscono. Ma ora, a 100 giorni dall'inizio dell'aggressione armata all'Ucraina, sull'umanità è calato nuovamente l'incubo della guerra, che è la negazione del sogno di Dio. Popoli che si scontrano, popoli che si uccidono, gente che, anziché avvicinarsi, viene allontanata dalle proprie case. E mentre la furia della distruzione, della morte imperversa e le contrapposizioni divampano, alimentando un'escalation sempre più pericolosa per tutti, rinnovo l'appello ai responsabili delle nazioni. Non portate l'umanità alla rovina, per favore. Non portate l'umanità alla rovina. Si mettano in atto. Si mettano in atto veri negoziati, concrete trattative per un cessate il fuoco e per una soluzione sostenibile.